nostri alla premiazione della gara di oggi. Si è disputata la prima tappa del circuito Antinori Wines Challenge Race Le Mortelle 2020, oggi il trofeo Cantina Le Mortelle, che è questa bella cantina che abbiamo vicino a Puntala a Castione della Pescaia. Peraltro abbiamo anche la gara di Tabellone nel mese di agosto, che sarà la finale del circuito. Ricordiamo che sono 6 tappe, oggi la prima, ovviamente i vincitori di ogni categoria verranno poi premiati ad agosto, potranno partecipare post alla finale. Ovviamente ringraziamo il nostro socio Piero Antinori per la collaborazione per i premi. Premessa che oggi è sempre giustificato perché è fuori Italia, quindi. E niente, io ringrazio tutti voi, questa è la terza gara già dell'anno, sì. Terza gara già dell'anno, la prima gara di cartello, perché non a caso poi si passa il cartello della Coppa Le Mortelle, quindi è una gara di avvicinamento alla finale che verrà fatta nel mese di agosto, una gran bella gara per il nostro circolo, quindi la collaborazione che abbiamo con il Marchese Antinori, che è proprio il nostro socio, ci gratifica e ci fa veramente contenti. Io ringrazio voi per la partecipazione, la giornata oggi è stata stupenda, non sembra di essere a gennaio, Dio, speriamo che il proseguo non ci faccia qualche sorpresa, però intanto godiamoci questi bei tramonti, queste belle serate, complimenti ai vincitori e grazie a tutti voi per la partecipazione. Domani c'è un'altra bella gara per chi è ancora qui a Puntala, peraltro con dei bellissimi premi del caseificio salumificio Ranieri, quindi un'opportunità per portare a casa un bel ricordo dalla Maremma. Ma queste belle gare, grazie anche a Corrado che se ne inventa giorno e notte, ci accompagneranno poi tutti questi mesi prossimi di gennaio, febbraio, mesi un po' più morti. Però vedo c'è la gara delle cioccolate di tutta Italia, da Modica alla Nutella, la gara del pastificio Garofalo, quindi insomma un sacco di belle gare che ci accompagneranno nei mesi di gennaio e febbraio, quindi vi aspettiamo di nuovo. Grazie. Grazie. Partiamo con la terza categoria, con handicap di gioco da 25 a 36. Vince il secondo netto Emilio Baldi con 31 punti. Bravo! Dato via, ricordiamo che come la regolamento interno, i non presenti premi andranno poi all'estrazione. Primo netto di terza categoria con 35 punti, Patrizia Civelli. Brava! Brava! Brava signora. Sì. Perfetto. Vince il primo signores con 34 punti, Massimo Marzucchi. Bravo Massimo. Mettiamo a estrazione. Nella seconda categoria con handicap di gioco da 15 a 24 vince il secondo netto Gian Sergio Marchesi con 36. Bravo Marchesi. Sì. Bravo Marchesi, guardi qui, ha portato fortuna però. Opzione 2 anni. Primo netto di seconda categoria con 39 punti Alberto Auricchio. Bravo. Bene. Passiamo alla prima categoria con handicap di gioco fino a 14, vince il secondo netto con 36 punti Lorenzo Lippini. Bravo Lorenzo. Già si prendono punti per la bravo finale. Lorenzo, ma lui capito Costantino? Ma Lorenzo la mortella la... troppo forte. Perfetto, vai. Bravo Lorenzo. Primo netto di prima categoria con 37 punti Costantino Totis. Bravo Costantino! Sempre forte Costantino. Costantino è il titolo del titolo dell'anno scorso di Cantine Totis. Cantine Totis, nuove cantine Totis. Quando apri l'enoteca poi chiamo. Tutte le enoteche, tutti i vini dei circuiti ce l'ha lui. Vince il primo lordo con 33 punti Paolo Cristellini. Bravo Paolo. Bravo Paolo. Bravo Paolo. Annuncia già. Perfetto. Posto. Bella volta, eh.